Allora, raga, spero che mi riusciate a sentire e che mi riusciate a vedere. Questo sarà un video un pochino diverso dal solito, è solamente un talk da parte mia che voglio parlare personalmente. Aspetta che vi addrizzo un attimo, magari qua. Quindi magari non è il video più interessante per la maggior parte di voi, è solo che quando ho iniziato questo canale l'ho iniziato anche per essere una sorta di mio diario, quindi in cui non mi sento... Sai che voglio condividere con voi tutto, e quindi anche quando mi passano dei pensieri per la testa, con chi ne parlo? I miei amici non è che ne capiscono molto, perché non parlarne direttamente con voi? Quindi è quello che voglio provare a fare in questo video. Come avete visto dal titolo, voglio parlarvi un pochino dell'algoritmo di YouTube e specialmente, più in particolare, di come questo sta influenzando il tipo di contenuti che vengono creati su questa piattaforma. Come voi sapete, YouTube a tutti gli effetti può diventare un lavoro, chiaramente necessita veramente, solo come piattaforma necessita tantissime views per diventare un lavoro, e di conseguenza un sacco di creator che sono più piccoli, quando sei più piccolo inizi a crescere e inizi a pensare: ma come faccio a scalare e ottenere sempre più views? Non solo proprio perché comunque è bene migliorarsi su tutto quello che si fa, giusto? Se uno lo prende come un lavoro, o anche non un lavoro, anche una passione, un hobby, vuoi comunque migliorarti ogni singolo giorno e vuoi vedere una crescita, se no alla fine qual è la cosa bella? Alla fine è come la palestra: tu inizi la palestra, vuoi vedere dei risultati, vuoi vedere una piccola progressione, può essere lenta, però vuoi vedere questa progressione. Però chiaramente, se hai intenzione di far diventare YouTube un tuo lavoro, devi anche puntare sul fatto che devi ricevere qualche views e devono crescere parecchio se vuoi riuscire ad avere un introito lì. Ok, e per darvi un'idea, voglio essere veramente sincero, aperto al 100%, probabilmente i video devono iniziare a fare centinaia di migliaia di visualizzazioni a video se tu vuoi monetizzare il tuo canale YouTube per bene e vuoi, diciamo, avere un piccolo stipendio mensile che potrebbe magari equivalere a uno stipendio se fai un'altra cosa, se fai il commesso, se fai il lavoro di ristorante. Ecco, dovresti avere i video che prendono delle centinaia di migliaia di visualizzazioni. Questa è una regola generale, non è che per tutti è così, giusto? Però è solamente quello che vi direi se voi non sapete bene come sono le cose. Più o meno fate i calcoli: un euro per 1000 visualizzazioni di media di CPM, quindi fatevi un po' voi i calcoli. Per questo motivo ho centinaia di migliaia di visualizzazioni. Allora, che cosa succede? Esistono due tipi di canali. Un tipo di canale, che è quello che provo a fare io, che è di dare più informazione possibile. Per forza di cose, quando fai un canale più informativo, è un canale meno che attrae, che, dato che dà meno divertimento, attrae meno pubblico, chiaramente, perché quando un video è informativo e è sit down, come ad esempio questo qua, c'è meno gente che appunto lo vuole vedere. Magari anche te in questo momento stai dicendo: che palle questo qua che sta a parlare, non me ne frega niente, voglio vedere un video divertente. Perché anche YouTube di base è una piattaforma su cui magari voi andate dopo scuola, dopo l'università, dopo il lavoro, volete rilassarvi e magari non vi frega un cazzo di ascoltare uno che parla. Alla fine il vostro tempo è importante, no? Quindi anche solo 5-10 minuti magari lo dedicate per guardare un altro tipo di video. Allora, che cosa succede? Con un canale, allora, tu vuoi fare più visualizzazioni perché lo vuoi far diventare il tuo lavoro. Che cosa succede? Che l'algoritmo di YouTube, soprattutto in quest'ultimo periodo, non sta più rewarding, quindi non fa crescere canali del tipo informativo, ok? Perché chiaramente il pubblico, quello che volete vedere voi, è qualcosa di più divertente. Che cosa succede? Questo fa sì che molti canali magari iniziano con l'essere informativi, l'essere specializzati in qualche cosa, ognuno ha magari una propria voce per provare a insegnare su YouTube. Piano piano si capisce che per crescere in realtà devi fare uso di clickbait, devi provare a fare dei titoli fuorvianti, oppure devi fare un sacco, l'avete visto anche voi, quello che va tantissimo sono le challenge, ragazzi. Basta che uno fa le challenge e quella challenge andrà meglio che un video informativo che intitoli, che ne so, come allenarti in palestra, per dire. Quindi ci sta questa esplosione di tutti questi canali che magari prima erano strettamente fitness, e sapete benissimo di cui parlo, va bene? Che magari erano strettamente fitness e provavano a migliorare, a espandere la concezione di fitness, che però, vedi, non ci sono le views. Dove sono le views? Facciamo eating challenge, facciamo challenge di altro tipo. In questo modo scali nelle classifiche, va in tendenza e inizia a salire questa piramide che è. E infatti, se voi vedete, tanti youtuber che stanno in alto non solo lo fanno da tanto tempo, ma si scalano rapidamente
molto probabilmente è perché hanno fatto uso appunto di clickbait o un sacco di collaborazioni, ma soprattutto il contenuto diventa una challenge. Per quale motivo? Perché il contenuto challenge è un contenuto che diventa virale. Se tu lo vedi, dici wow che figata, allora lo mandi anche al tuo amico, lui dice wow che figata, lo manda un altro, quindi è virale in questo senso. Volevo solamente fare un video anche per chiarire i miei dubbi con me, perché a volte è chiaro, regà, cioè a volte penso, cazzo, vorrei più visualizzazioni, è normale, è normalissimo, alla fine lo faccio questo da 2 anni e sono contentissimo. Quella è una cosa che mi devo ricordare, sono veramente un sacco grato, perché comunque un sacco, cioè ci state tutti voi, siete migliaia di persone, che è tantissimo. Però dovete capire, come con tutto, come vai in palestra e vuoi ottenere risultati, quindi chiaramente se uno continua a fare video su YouTube vuole vedere una crescita. E quindi il mio dilemma più grande è stato quello: cosa faccio? Mi butto insieme e prendo l'onda del fare tutte queste challenge e, che magari, anzi sicuramente, mi portano più views. Avete visto, se faccio un cheat day arriva a 40-50 mila. Però perché ho iniziato il canale io? Ma devo sempre ricordarmi questo: io ho iniziato il canale per informare, per aiutarvi a non commettere gli stessi errori miei e per diffondere il più possibile la verità scientifica sull'allenamento, per aiutarvi a mettere massa, a bruciare grassi, tutte queste cose. Di mio, sono abbastanza riservato, anche solo fare un video così, per me è più facile fare un video così che un video in cui faccio una challenge, in cui devo mettere una faccia che non è la mia, fare un personaggio, andare a provare in giro tutti i tipi di gelati che esistono in Italia. Chiaramente non è, cioè Giovanni ha fatto un video pazzesco, infatti rispetto tantissimo come professionista su YouTube, è veramente un grande canale con Giovanni, non era un attacco verso di lui, è solo per farvi capire il mio stato mentale. Alla fine faccio anche io questo lavoro, però non c'è qualcosa che mi blocca, però è un dilemma costante, perché a volte è tipo, ma perché non butto dentro un titolo clickbait e sono sicuro di pigliare 30.000 visualizzazioni invece di chiamarlo allenamento schiena e bicipiti, che ce ne stanno migliaia e che la gente non ci clicca e non le vede, oppure ancora peggio un sit down talk in cui parlo specificamente della ricerca scientifica. C'è un po', stavo pensando e riflettendo, ho pensato di farvi capire come funziona l'algoritmo, vorrei anche sapere quello che ne pensate voi, se pensate appunto che io dovrei concentrarmi a fare solo ed esclusivamente video più informativi, in cui insegno, che mi piace fare, che rimane un pubblico diciamo più di nicchia, però anche un pubblico più importante, perché ragazzi noi siamo piccoli come pubblico, magari rispetto ad altri youtuber, ma siamo fortissimi, c'è una potenza dietro Muscoli a Vita e è grazie a tutti voi che è veramente pazzesca. Di questo sono fortunatissimo, sono grato e non me lo potevo aspettare, giusto? Però adesso è quando dici ok, sei arrivato qua, come fai a fare il prossimo passo, giusto? Continui a fare quello che hai fatto oppure ti butti nell'onda e inizi a fare anche te challenge e altre cose varie, che per forza di cose, guardate i canali ragazzi, guardate i canali, c'è canali che crescono più di me, che in 2 anni crescono più di me in tipo 2-3 mesi, capito? Facendo queste cose. Per quale motivo? Perché l'algoritmo è così, ma perché il pubblico guarda queste cose. Le scelte che facciamo noi sono scelte che vanno verso questi tipi di contenuti, che per me sono un pochino, non dico stupidi, perché non voglio parlare mai del lavoro degli altri, però chiaramente puntate sul divertimento, non puntate sull'informazione, che non c'è niente di male. Però il mio canale è sempre stato informativo, che è quello che mi piace, capito? È quello che mi piace fare, a me piace insegnare. Non mi piace, cioè non è che non mi piace, non lo so manco fare. Se dovessi fare dei video, anche già fare i vlog, mi piace un sacco filmare i vlog, però io non sono energetico di mio, mi capite o no? Forse sto talk era un po'... vabbè, lo finiamo qua raga. Io voglio ringraziarvi un sacco se siete arrivati fino a qua, veramente pazzesco raga. Grazie a voi che stiamo comunque crescendo, che io faccio questi video. Penso di farne di più così perché appunto devo usare questo canale anche come diario mio, devo dire le cose che sento e nei momenti che sento, se no li deprimo, e devo trovare un giusto equilibrio appunto, condividere abbastanza, non condividere tutto perché comunque devo avere una vita privata. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa, cosa ne pensate dell'algoritmo, cosa dovrei iniziare a fare, inizio a fare anche io clickbait, inizio a fare i challenge, o continuo così e vediamo, e continuiamo così e spingiamo piano 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 il motore e continuo a crescere.